Allora, buongiorno. Oggi ho riscoperto il piacere, tra virgolette, il piacere, diciamo la noia delle attese. Quelle attese che quando si faceva la linea sono solito fare, di solito quando si doveva. Parlo per mia esperienza personale, quando dovevo all'80%, quando dovevo caricare o scaricare, mi toccava aspettare nei parcheggi, nei piazzali, che scendesse la grazia dal cielo e che io potessi entrare per caricare o scaricare. Oggi, che è 26 novembre 2014, mi era stato detto che dovevo fare due viaggi di Breccione da Francavilla Marittima verso Taranto. Ok? Come al solito alle 6:10 più o meno, dopo aver riscaldato il mezzo, tra virgolette, sono ritornato il primo mezzo che ho guidato, perché quello che ho di solito è in officina perché si è rotto il cambio. Quindi ieri e anche oggi guido il vecchio camion, quindi sicuramente anche domani, secondo me per tutta la settimana. Quindi dopo aver riscaldato il camion, caricato l'aria, sono andato a Francavilla Marittima, ho caricato, ho fatto colazione e per le 9, 9:10 ero in fase di scarico. Prima che arrivassi però a Taranto mi ha chiamato il responsabile della logistica e mi ha detto una brutta notizia. Mi ha detto che qui a Taranto era in atto uno sciopero degli autotrasportatori di Taranto e che il collega che era prima di me non riusciva ad uscire. Okay? L'ho chiamato al collega e mi ha detto che lui difatti non poteva uscire perché era bloccato. Sono arrivato all'ingresso, l'altro ingresso dove c'era il collega, non quello dove c'è il collega, un altro, e ho visto dei camion fermi. Mi hanno detto che non si entrava, addirittura c'era un bilico di traverso all'ingresso dalla strada. Quindi ho fatto le trovacce e me ne sono andato. Mentre me ne stavo andando, mi richiama il responsabile della logistica e mi ha detto che vai alla porta ovest, un altro ingresso dell'Ilva, che lì magari fanno entrare. Vado lì e anche lì non si poteva entrare. Sono stato quei 10 minuti, anche di più, forse una mezz'ora. Ho ricevuto il numero del responsabile del magazzino dentro Taranto, il quale mi ha detto di aspettare, che siccome il breccione serve per la produzione di acciaio, quindi dovevo aspettare che in un modo o nell'altro mi avrebbero fatto entrare. Mi ha detto di spostarmi dalla porta ovest e di allontanarmi, perché altrimenti lì era pericoloso stare se nel caso mi fossi entrato. Quindi sono andato a un distributore di benzina dove ho potuto fare un caffè. Sono stato lì quasi un'ora. Poi mi ha richiamato, ha detto vai di nuovo, ritorna all'ingresso dove sono stato stamattina, che mo piano piano fanno entrare. Arrivo qua, ma niente. C'era uno, ha detto no ragazzi, qua oggi non si entra. Non si entra, quindi un po' di pazienza, perché ci sono in pratica questi trasportatori tarantini stanno, come dire, protestando per il fatto che non lavorano loro, ma l'Ilva fa lavorare altri autotrasportatori perché fanno il prezzo di loro. Quindi questo mi ha detto no, oggi non si entra, quindi per 2 o 3 giorni la situazione è così. Io ho detto ma ci mancherebbe, io condivido il vostro pensiero e me ne vado proprio. Me ne stavo andando, ho richiamato al responsabile del magazzino e ho detto no, aspetta, aspetta, perché io ti devo fare entrare, perché ho bisogno della merce. E quindi sono qua parcheggiato, ora vi faccio vedere.
Ho parcheggiato più o meno forse dalle 11, sono l'una e mezza, io sto dalle 9 di stamattina fermo nel camion. Mi sono fumato forse un pacchetto di sigarette, no scherzo, una metà me la sono fumata. Ho mangiato, caffè non se ne può fare perché mi sono spostato dal distributore di benzina e quindi sono qui fermo ad aspettare che scenda la grazia, che io possa entrare o perlomeno tornarmene a casa. Vi faccio vedere la situazione. Ecco qua, questo camion polacco gli è stato detto di andarsene e mo tra poco se ne sta andando. Poi ci sono camion davanti là fermi. Stamattina c'era molto più traffico di mezzi. Dietro di me ce ne sono altri fermi e io sono qua. Nel frattempo mi è arrivata finalmente una bella notizia. Mi stanno continuando ad arrivare messaggi da parte dell'avvocato per i famosi 5.000 euro che ancora devo ricevere da Ginevrino. Sono passati 2 anni, io ancora devo avere quei soldi, però ci sono buone possibilità che io possa ora chiedere, fare la domanda all'INPS e ricevere questi benedettissimi soldi. Ora mi stava messaggiando e inviando della documentazione che devo presentare all'INPS. E quindi ragazzi, io sono qua fermo da 4 ore, forse 5, e io aspetto più o meno fino alle 3. Poi alle 3 chiamo a quello della logistica e dico: ehi amico, qua non mi fanno entrare, io fammi ritornare a Policoro. Carico, o me lo fai lasciare carico perché per domani, ma non credo che qua la situazione per un paio di giorni sarà così, quindi me lo fai, vado a scaricarlo a Montalbano e me ne torno. E oggi quindi non ho fatto una beata minchia, quello che invece ieri ho fatto, ieri non ho avuto tempo nemmeno di farmi un caffè dopo pranzo e ho fatto 500 km. Oggi recupero quello che non ho fatto ieri, quindi sono qui oggi, dicevo, a riassaporare quella bellezza, tra virgolette, di aspettare. Quando facevo la linea, molto spesso, diciamo, l'80, anche il 90% delle volte si aspettava così dal camion, che scendeva la grazia. È quello che sta scendendo anche, sto aspettando anche oggi. Il bello di questo lavoro che faccio dal quotidiano è che qua io non aspetto mai nulla. Anche quando vengo all'Ilva, raramente aspetto. Aspetto giusto il tempo di fare la pesa o andare al magazzino, ma raramente, vabbè, aspetto, magari devo scaricare quando c'è traffico all'asfalto, però sono molto poche le situazioni in cui mi tocca aspettare, ma posso aspettare un quarto d'ora, da mezz'ora, te proprio abbonando un'ora, ma non 3, 4 ore, 5 ore come oggi. E non sai che fare in questo frangente. Ho fumato, mangiato, ho scazzeggiato al telefono, non posso più di tanto cazzeggiare, se no si scarica il telefono, che qua non c'ho manco la presa. Mi sono messo a leggere visto che c'ho il tablet, però la noia prevalica si prevalica in queste situazioni. E ancora di più, oggi posso dire, viva il giornaliero!